Letizia Belluso, presidente del Lions Club di Taormina. Un impegno sul territorio, cosa avete effettuato in questi giorni? Siamo presenti sul territorio soprattutto per coloro che sono meno fortunati, quindi cercando di organizzare dei meeting, dei service appunto sul territorio, per essere appunto vicini a coloro che sono meno fortunati. Francesco Attinà, medico importante del territorio, è stato effettuato un incontro importantissimo per la medicina di prossimità. Ecco, che cosa avete trattato, Attinà? Abbiamo organizzato un convegno che facesse riferimento alla situazione economico-finanziaria dello Stato in riferimento a quella che invece è la sanità di prossimità nel distretto socio-sanitario di Taormina. Abbiamo invitato per il convegno il responsabile della chirurgia oncologica, per la prevenzione e il trattamento delle malattie tumorali, il responsabile della cardiologia per il trattamento e la prevenzione delle malattie cardiovascolari e un medico di base che ci fornisse dati sulla possibilità di accesso dei pazienti alle cure e alla prevenzione. Attina, quali sono le criticità che sono emerse da questo Le convegno criticità che e sono. sulle quali voi Lions chiedete che venga effettuato qualche intervento? Abbiamo messo in evidenza come, così come in Sicilia, ma in tutto lo Stato italiano, l'imbuto sta nel fatto che è stato definanziato il sistema sanitario nazionale, universalistico, che è stata destrutturata l'organizzazione, per cui mancano soldi e manca personale, infermieri e personale medico. Questo allunga i tempi di attesa per le terapie, ma anche per la prevenzione. Gli screening di massa che normalmente vengono fatti poi hanno un imbuto nel momento in cui si deve ampliare la diagnosi e quindi l'accesso alla diagnosi e quindi determina un allungamento notevole dei tempi. Allungamento notevole dei tempi che poi si risolve in una situazione di passaggio dal pubblico al privato. Per cui bisogna ricorrere sempre più spesso ai privati per poter ac accedere alle terapie, alla diagnostica evoluta e alle terapie.